Eccoci qua, signori, Big Luca da Dubai. In questo video vi voglio parlare di un argomento molto interessante che è il testamento di Jeffrey Epstein. E ve ne parlo dopo la sigla. Che non c'è, ragazzi, non c'è la sigla, non arriva la sigla. Mi dicono, Big, per favore metti la sigla, ogni volta ci crediamo che non c'è la sigla, ok? Dobbiamo tirare anche noi rubinetti. La sigla mi costerebbe $7.50 su Fiverr, non... Sono periodi così. Allora, signori, questo video che magari farà scalpore, magari no, non lo so, ok? Allora, mi è stato appena consegnato nelle mie mani fatate queste 21 dovrebbero essere pagine che contengono il testamento di Jeffrey Epstein. Chi è Jeffrey Epstein? Chi è? Non è una bellissima persona. Diciamo che Jeffrey Epstein dovrebbe funzionare quel microfono. Io ho dei problemi sistemici, non siamo capaci noi di fare i video. Allora, chi è Jeffrey Epstein? Era un hedge fund manager ricco, miliardario, non si capisce bene neanche chi è, che qualche mese fa, non so neanche la data, ma non ci interessa questo, si è ucciso nella prigione praticamente di New York, dopo che aveva deciso di rivelare e ha in realtà rivelato, sono usciti, non magari da lui ma da altre fonti, insomma era uno che è stato accusato di sex trafficking, è stato accusato di comprare e vendere come regalo delle signore minorenne, ok? Quindi questa cosa non è assolutamente bella e è stato coinvolto per anni, è stato accusato, poi è stato non accusato, rilasciato, è stato coperto, vi invito, il video non è su che cosa ha fatto Jeffrey Epstein, che sono cose turche, ok? Assolutamente da condannare, ma è stato accusato di sex trafficking, di smerciare minorenni, molto minorenni, ok? Personaggi anche dell'establishment innominabili, principi, ok, o pseudo principi, politici, okay, imprenditori importanti, alcuni più o meno conosciuti, vi invito poi ad andare a vedere, insomma, quando aveva in realtà deciso che avrebbe cantato, almeno questa è la storia, purtroppo non ce l'ha fatta perché poi si è ricreduto, ha detto ma perché farlo, e si è impiccato in un carcere di massima sicurezza. Ed è interessante perché non dicono mai con cosa. Io, scusate se sono cacca, però tu ti impicchi, mi dici almeno con cosa? Perché l'abbiamo trovato impiccato. Ma con cosa si è impiccato? Perché le lenzuola dei carceri di massima sicurezza, perché sono come la carta velina. Tu le prendi e se fai questo si dividono, perché non sono cretini che ti lasciano le robe con cui... Però vabbè, ok, benissimo. Allora, si è tolto la vita. Perfetto, questo è il suo testamento. Prima di togliersela due giorni prima ha creato un trust, il trust 1953, stando a quello che ho letto, per proteggere i suoi asset in fase di successione, anche perché ci sono un sacco di vittime, più o meno minorenni, lievemente incazzate, perché sapete, dopo che anni che ti comprano, ti vendono, ti spediscono a feste pedopornografiche, magari a Londra o in quei posti lì, sei lievemente, giustamente incavolate. Quindi per proteggere questi asset li ha lasciati al fratello e ha creato un trust per quando muori, che non so come, io non sono un esperto di trust, ragazzi, non ce ne frega niente, però possiamo imparare qualche lezione, non dalla sua condotta di vita, che spero che venga alla luce bene e sia fatta giustizia nel modo giusto, ovviamente, ma ho qui la ripartizione dei suoi asset, quindi ho detto faccio un video e parliamo un po' degli asset di Epstein, e magari non so se poi il mio staff... può mettere la foto su YouTube, il video, non lo so, ce ne occupano loro, comunque ve lo leggo perché è abbastanza interessante. Allora, alcune cose. Innanzitutto Jeffrey Epstein non è chiaro come abbia fatto la sua fortuna, ok? Quindi era un hedge fund manager, gestiva questi capitali, questi miliardi, le persone gli affidavano i soldi, ma non è ben chiaro come queste cose qua siano state iniziate, come si è iniziata questa fortuna qua, ma noi non ce ne... sì, però io lo metto qui, se non sarà professionale, però che cazzo è? Ok, quindi non è chiaro, qui lampeggia e va bene. Un'altra cosa è che lui risiedeva alle Isole Vergini Americane, ok, a St. Thomas, nelle Isole Vergini Americane, un paese ancora oggi dove mi risulta non ci sia lo scambio fiscale, ed è un ovvio paradiso fiscale, posto caraibico, shake my body, dance, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè, quindi non risiedeva in America, quindi
i suoi redditi imponibili non sono imponibili tutti negli Stati Uniti. Prima lezione: non si risiede negli Stati Uniti perché si pagano troppe tasse. Quindi anche quando diciamo l'americano migliora, sì, ma in realtà risiede a St. Thomas. Bravo. Un'altra cosa molto interessante è che il valore dei suoi asset che lui ha dichiarato in questo testamento che ha messo in un trust, ok, anche per non essere ovviamente aggredibile, i suoi asset ammontano a 577.672.654, ok, 577 milioni, giusto per dirla un attimo più facile. E questo già crea un problemino, perché il tipo non era mica miliardario. Se tu hai 577 milioni, sei no miliardario, sei milionario, o multimilionario, o deca multiplo milionario. Non sei comunque il più milionario di Dubai, perché quello sono io. Non l'ho detto in fase di apertura, se state guardando questo video siete dei privilegiati, perché il video è gratis, però non è vero, perché io sono il più milionario di Dubai, quindi... Vedete un po', da classifica ufficiale, poi verrà rilasciata. Adesso concentriamoci sugli asset di questo qua. Allora, 577 milioni di asset totali, così ripartiti. Mamma mia, mi sento troppo un giornalista. Allora, cash, quindi soldi liquidi in banca, 56 milioni, adesso vi dico solo l'iniziale dei milioni, tanto il resto non ci interessa. 56 milioni, quindi possiamo notare che è circa un 10% del suo patrimonio totale. È strano, sì, perché moltissime persone che hanno questo patrimonio non tengono più del 5% in cash, quindi la regola sarebbe che lui doveva avere 25-30 milioni in cash. Si vede che a questo qua piaceva essere molto liquido e nei suoi vari conti correnti, non so quanti sono, né dove siano, presumo nelle Isole Vergini americane, 56 milioni liquidi, quindi cash non investito, conti in banca, eccetera, più o meno il 10% del suo patrimonio. Abbiamo poi, scusate, io devo bere mentre parlo, perché bella fresca. Funziona il micro? Sì. Fixed income investments. Che cosa sono i fixed income investments? Non lo sappiamo bene, ma potrebbero essere bonds, ok? Quindi obbligazioni che ti danno una cifra fissa, una percentuale, oppure anche mi viene in mente le annuities. Le annuities sono una cosa che voi potete comprare, sono abbastanza comuni in America, dove praticamente tu metti mensilmente, oppure puoi anche comprare una lump sum, tu metti 500.000 e sai che quando raggiungi una certa età ti daranno un X al mese, fixed income, ok? Andate a guardare, annuities si chiamano. Abbiamo poi equities. Equities presumo siano i suoi stocks, ok? Quindi, fixed income investment, 14 milioni. Equities, 112 milioni. Presumo che siano stocks, ok? Sia equity, quindi potrebbero essere partecipazioni nelle società e questo è il cash di riferimento, non lo so, equities, comunque non debito, quindi partecipazioni attive con il cash in qualcosa. Adesso non so se questo sia il valore in cash dei suoi stocks o se il valore delle sue partecipazioni attive in società valgono 112, non ce ne frega niente, però 112 milioni. Abbiamo poi, e questi sono diciamo dei veri asset, quindi abbiamo in totale adesso 112 più 56 più 14, quindi abbiamo 107, 103, più o meno 200 milioni. Aviation asset, automobiles and boats, quindi abbiamo aerei, automobili e barche, 18 milioni e mezzo. Quindi vediamo che gli aerei, barche, asset eccetera sono cose, il 2% del suo patrimonio, quant'è 18 milioni su 577? Fossero 180 milioni sarebbe il 10%, fossero 360 milioni sarebbe il 5%, è più o meno il 3%, qualcosa di questo genere. Abbiamo poi fine arts, antiques, collectibles, valuables and other personal property, TBD. TBD vuol dire to be decided, subject to appraisal and valuation. Quindi aveva dei quadri, si vede, delle arti, delle cose antiche, delle antichità, quelle robe lì, non sono ancora state valutate.
Poi un altro bel chunk è hedge funds and private equity investments, quindi 194 milioni. Quindi lui aveva un hedge fund, ovvero un fondo che si occupa di preservare e di moltiplicare a volte il capitale, fare hedging in realtà vorrebbe dire proteggere, ve lo andate a vedere, il video non è su questo. Private equity investments vuol dire anche qui, ecco, forse qua è più fedele a quello che dicevo prima, cioè investimenti in aziende private non pubbliche, quindi potrebbe essere stato un angel investor, prende uno, gli dice ti do 10 milioni di investimento eccetera, e quindi questi investimenti ammontano a 194 milioni. Poi abbiamo le case, e adesso arriviamo alle cose strane che ho notato io, poi nei commenti, non so dove verrà pubblicato nel video, mi fate sapere cosa ne pensate voi. In realtà non li leggo, ragazzi, i commenti, lo faccio perché aumenta la reach, perché io sono influencer anche. Like button, c'è la manina col pollice in su, cliccatela perché sono cose importanti. Allora, abbiamo 10.000 shares della Maple Incorporated delle US Virgin Islands, che detiene la casa sulla 9ª e 71ª di New York City, che è la casa di Epstein, quella più costosa. 56 milioni praticamente di case, 56 milioni di dollari per questa casa, presumo molto grande, quella con vari piani, si vede anche su YouTube. Molto molto bella, molto costosa ovviamente, sulla 9th East and 71st di New York, Manhattan, presumo, anzi no, senza presumo. Abbiamo poi, quindi praticamente lui ha lasciato le quote della società, i shares della società delle Isole Vergini che deteneva la casa, quindi per esempio lui non era proprietario della sua casa, ma era proprietario di una società che deteneva la casa, lui detiene le quote, ok, di una società che è proprietaria della casa, quindi non era proprietario diretto della casa, ma usava un sistema di protezione patrimoniale dove la casa non era intestata a lui, e quindi se i suoi asset personali fossero stati aggrediti, la casa era salva, perché apparteneva a una società, nel caso offshore, perché ovviamente la casa è in America, la società che la possiede fuori dall'America, la società si configura offshore. Offshore vuol dire questo, non c'entra. Per esempio, se io avessi un'azienda in Italia sarebbe offshore, perché io risiedo a Dubai. Bene, perfetto. Poi 10.000 shares of Cyprus Incorporated, US Virgin Island, della Cyprus Incorporated, l'azienda si chiama Cyprus. Del New Mexico, ok, quindi aveva un ranch, Ranch Road penso che sia un ranch, del valore commerciale di 17 milioni, quindi anche qui con un'altra azienda delle Isole Vergini Britanniche possedeva questo immobile nel New Mexico. Stesso discorso per la Laurel Incorporated, US Virgin Island, e questa possedeva la sua casa in Florida, Palm Beach, del valore di poco più di 12 milioni di dollari. Poi aveva 999 shares della SCI JEP, che è un'azienda francese, una società francese, sicuramente una scatola, che possedeva la sua casa da quasi 9 milioni di dollari a Parigi. Lui aveva una casa, una proprietà a Parigi, ha creato, penso che in Francia quindi non si possa possedere immobili con un'azienda estera, ok? Dubai la stessa cosa, se voi volete, hanno abolito la legge nel 2012 mi sembra, se voi volete possedere un immobile a Dubai deve essere intestato a una società degli Emirati Arabi, oltretutto non tutte le società possono intestarsi gli immobili, ma lasciamo perdere. Forse, non lo so, in Francia è la stessa cosa, perché sennò perché aprire una società in Francia? Aprirà sempre le Isole Vergini e possiedi l'immobile in Francia. Però penso che in Francia ti dicano, guarda, se l'azienda non è francese non ci puoi intestare l'immobile. Non ho controllato, presumo potrebbe non essere così. Poi, 10.000 shares della Poplar Incorporated, US Virgin Islands Corporation, che detiene Great St. James Island, quindi praticamente detiene un'isola, ok, ne aveva due, in realtà dicono che ne aveva una, invece ne ha due, cioè la Great St. James Island, la grande St. James Island, del valore commerciale di 22 milioni di dollari e mezzo.
Quindi sempre una società, vedete in questo caso invece una società delle Isole Vergini americane, forse prima ho detto britanniche, sono tutte Isole Vergini americane, chiedo scusa, detiene un'isola delle Isole Vergini americane, perché aprire un'azienda da un'altra parte, tanto è già paradiso fiscale. Bene, poi abbiamo, qui è pesante, 64 milioni quasi, valore commerciale, detenuta dalla Nautilus Incorporated, sempre nelle Isole Vergini americane, Little St. James Island. Little, ma in realtà sarà molto più grossa dell'altra, a me sembrano due isole diverse, anche perché hai due società. Sì, perché Which Holds Title to Great St. James Island e l'altra è Little St. James Island, quindi sono due isole diverse. Questa Little St. James, peraltro, è quella dove Epstein è stato accusato di... quest'isola si chiamava Orgy Island, ok, isola delle orge, perché praticamente, secondo fonti, testimonianze, eccetera, eccetera, Epstein volava lì con il suo aereo, peraltro si chiamava Lolita Express, se vi interessa andatela a vedere. Fonti dicono che Clinton abbia viaggiato lì dentro, che altre persone abbiano viaggiato, non stiamo supponendo niente, però insomma c'era una frequentazione, e andavano in questa isola dove le signorine, poverine, le vittime di questo atroce abuso, hanno rivelato che praticamente andavano lì, erano trafficate, c'erano vendute e obbligate a fare degli atti sessuali in quest'isola che si chiama Orgy Island, l'isola delle orge, quindi quella di Epstein. 64 milioni quasi rotti di dollari, per un totale di 577 milioni di dollari. Alcune cose non tornano, per esempio a me, magari sono ignorante io, ma non credo, perché sono il più milionario di Dubai. Sono più milionario di Epstein? Ma ai posteri, l'ardua sentenza. Allora, alcune cose che mi fanno strano. Per prima di tutto la ripartizione tra asset, income producing asset, ok, e costi. Questa è la prima cosa. Perché? Perché si parla di 200, 250, 270, 290, 300, 300, quasi 400 milioni in cose che costano, ok? Perché una casa, ragazzi, da 60, da 56 milioni a Manhattan è un costo, a meno che non l'affitti, ma non penso che lui facesse Airbnb, da quello che mi risulta dai documenti che possiamo leggere ufficiali. È una casa estremamente costosa. Quanto può costare mantenere una casa da 56 milioni a Manhattan? Secondo me un mezzo milione all'anno ti parte, ma proprio tranzollamente, perché devi pulirla, devi rassettarla, ci saranno tutte le spese, pensate alle spese di condominio per una roba del genere, le tasse, da sicuramente anche di più, ma stiamo bassi. E la stessa cosa per gli altri ranch, ovviamente avere un ranch in New Mexico è un problema. Pensate alla manutenzione di un'isola, l'isola è tua. Cioè, se si incastra un gabbiano nell'isola, cosa facciamo? È una tragedia, bisogna liberare il gabbiano, chiamare Greenpeace, cioè sono anche cose complicate, specie, per immaginate la security che ci deve essere su un'isola del genere, che se ci vai a fare schifezze simili, no? Presumo, non lo so, è un'isola, avrà dei costi, giusto? Siete d'accordo con me? Dite sì? Bravi. E quindi si evince subito che non sono tutti gli asset, è chiaro che non lo siano. Secondo me lui, prima di spiare, perché si è suicidato, no, ha preso, ma non sottolineiamo con cosa, tanto perché dirlo, voglio dire, perché fare le foto, e con che cosa si è suicidato, ha trovato un oggetto e gliel'hanno lasciato lì in una prigione di massima sicurezza, e chiaro, no? E ha potuto ovviamente togliersi la vita, questa è la versione ufficiale, c'è anche il certificato di morte, quindi va benissimo. Secondo me ha ritenuto giusto non dichiarare tutti gli asset, perché molti asset non erano a nome suo, saranno in mano a prestanomi vari. Primo, perché così non è miliardario, che okay? Un miliardario ha, magari è stato definito miliardario e non lo è comune, per esempio le persone non capiscono questa differenza, anche Trump ha detto ma non è miliardario perché lo scorso anno ha guadagnato solo 190 milioni, ma quello è l'income, il patrimonio è un'altra cosa. Ho già fatto un video su queste cose, se il team ci mette un tab su sto video, se lo guardate da YouTube, ho fatto un altro video su sta questione. Qui tu hai 400 milioni di cose che ti costano e hai in realtà solo
112, 120, sì, hai, allora il cash non produce niente, quindi cash sta fermo. Fixed investment 14 milioni, se ce l'hai in bond sono 600 mila euro all'anno che ti arrivano da 14 milioni, se ce l'hai al 5%, mettiamo che siano bond al 5%, 14 milioni, il 10% di 14 milioni è 1.400.000, il 5% sono 700 mila dollari che con uno stile di vita del genere non ci paghi neanche, letteralmente non ci paghi la benzina del jet, in modo letterale, se hai un jet privato internazionale, viaggi, così 700 mila dollari all'anno non coprono il prezzo della benzina, quindi parliamo del nulla. Equities, anche qui equities, mettiamo che queste equities diano il 10%, 112 sono 11 milioni all'anno, quindi più o meno 1 milione al mese, poi abbiamo gli asset. Ora abbiamo anche hedge fund and private equity investments, quindi bisogna vedere se lui ricevesse, questo è il valore totale di quello che valgono i suoi investimenti, anche qui non si capisce se questi investimenti gli diano una royalty, gli diano dei soldi, gli diano qualcosa, non lo sappiamo, però sicuramente questo income non giustifica a mio parere uno stile di vita del genere, quindi a mio parere lui ha ritenuto giusto lasciare un po', sicuramente le cose fisiche, no? Gli immobili, benché siano protetti da un'azienda straniera, sono lì da vedere, quindi occultarli è lievemente difficile, anche perché è dichiarato che vivesse in queste case, non era un segreto che quella casa fosse di Epstein, eccetera eccetera eccetera. Quindi 577 milioni di patrimonio. Eccoci qua, siamo tornati, mi si era spento perché dopo 22 minuti la memory card non vuole più che registro, allora ogni volta mi devo alzare e purtroppo è così. Che caldo che fa. Allora, 577 milioni, interessante, a mio parere, ripeto, c'è una disproporzione tra cash, equities e income producing assets e lo stile di vita. Tu non hai, con anche che guadagni 20 milioni all'anno, non possiedi, secondo me, tutti questi costi fissi che costano altri soldi, anche perché lo stile di vita come te lo paghi, ripeto, se tu hai case e isole ti costano dei milioni all'anno, poi hai anche un jet privato eccetera eccetera, quindi a mio parere questi non sono tutti i suoi asset, da questi asset secondo me mancano, secondo il mio modesto parere, almeno un paio di miliardi, ok? Tra investimenti sotto holding che non verranno mai fuori e che a mio parere Epstein ha ritenuto di proteggere nel caso in cui ha detto questo trust verrà attaccato dalle vittime o comunque altre cose sono in mano ad altre persone di cui magari non si deve parlare. Ragazzi, sono tutte supposizioni, non lo sappiamo, questo è il mio parere da persona più milionaria di Dubai. Adesso state ancora con me, non spegnere la telecamera, non tagliate, 25 gradi, adesso con 24 gradi si starà molto meglio, scusate ma ancora non ho la persona che gli dico oh, AC e mi tocca l'aria condizionata. Quindi a mio parere c'è un'estrema disproporzione tra queste cose, costi e income producing assets, quindi secondo me lui aveva più cash, aveva sicuramente, anche quando vedo hedge fund and private equity, mettiamo che siano tutti stocks, che non è vero ma lasciamo perdere, quindi abbiamo 194 milioni e altri equities che sono 112, quindi in realtà sono poco più di 300 milioni. Voi dite sti cazzi, sì, a mio parere lui era molto ma molto più ricco, perché è una persona che frequenta l'establishment di Wall Street, nobiltà di vari paesi, ha due isole private, un jet, eccetera eccetera. Hedge funds per esempio non ho idea, non penso che questo, anche il valore dell'asse, per esempio hedge funds and private equity investments, vabbè, non entriamo troppo nel tecnico, quindi questa è la mia valutazione, secondo me non sono tutti gli asset, ha ritenuto di volersi tutelare, giusto o sbagliato che sia, magari ha asset intestati ad altre persone che glieli detengono e che se li terranno. Non da ultimo potrebbe aver detto al proprio fratello Mark Epstein, al quale lui ha lasciato, eccolo qui, brother adult, 100% share, e abbia detto guarda, questo è il trust, tutto il resto è da altre parti, magari gliel'ha detto a voce, magari non voleva che andassero a Mark e li ha lasciati ad altre persone. Questo è il mio giudizio, perché quantomeno questo non renderebbe Epstein un miliardario ma la metà di un miliardario, e i miliardari ci tengono abbastanza
a essere definiti tali quando lo sono, quindi la cosa sarebbe uscita, a mio parere, 577 milioni, non sei miliardario, brother, quindi assolutamente sì. Quindi, alcune cose che capiamo. Innanzitutto, che insegnamenti possiamo prendere da questa cosa qua? Innanzitutto, la ripartizione degli asset, cash ed equities è una cosa assolutamente, secondo me, da non prendere in considerazione nel momento in cui non avete un patrimonio simile, perché se voi tenete il 10% di quello che avete in cash e il vostro patrimonio molto piccolo, avete un patrimonio di 50.000, io non terrei 5.000 euro in cash, ne terrei di più. Ecco che quindi le ripartizioni, ovviamente più patrimonio hai, più asset hai, più può essere piccola la parte che tieni in ogni settore, perché quella piccola parte sono 50 o 100 milioni, che in caso di una rendita comunque è grossa. Vediamo che lui piaceva avere abbastanza cash, e vediamo anche che sarebbe intelligente, prendiamo le parti intelligenti di questa cosa, sicuramente non partecipare direttamente alle case e da investimento e di proprietà che si hanno, perché nel caso di aggressione patrimoniale sono protette da altre società e non sono a nome vostro, le società sono a nome vostro molte volte, ma le società detengono l'immobile, quindi in termini di protezione patrimoniale questa cosa è assolutamente da preferire. In America si possono comprare immobili con aziende straniere, ovviamente è meglio avere aziende straniere che aziende locali, perché nel caso ci sia un tribunale o ci sia una causa, bisogna fare riconoscere, il tribunale può fare un overruling, cioè dire ok, è intestata alle Isole Vergini, ma non me ne frega niente, è sul suolo americano, la prendiamo lo stesso. Ma ovviamente c'è uno step in più, giusto per la cronaca. St. Thomas, Parigi, eccetera. Quindi una cosa intelligente che potete fare è intestare le case delle società, non a voi stessi. Un'altra cosa è che se avete degli asset dovete avere un testamento, perché noi stiamo leggendo un testamento, vuol dire testamento va fatto, perché soprattutto ragazzi, per coppie non sposate, perché tanto non cambia niente, perché ve l'hanno detto, che non è vero ovviamente, chiaro che non sia vero, cioè basterebbe andare a controllare, se voi convivete, molte volte nella convivenza gli asset magari sono intestati in modo formale solo a una persona, poi si condivide eccetera, cosa succede se quella persona muore? Non avete assolutamente nessun diritto su quegli asset, oppure non sapete dove sono gli asset. Questo è abbastanza comune, ci sono ancora persone che non lo sanno, ma il loro nonno, il loro papà, il loro zio, la loro mamma, ma magari un conto in Svizzera che tanto è nascosto e quindi loro non lo sapranno mai. Quindi è abbastanza intelligente, secondo me, detenere parte dei propri asset quando si hanno tanti asset o da un time, insomma qualcuno da qualche parte nel globo deve sapere dove diavolo sono, perché questi asset altrimenti non vengono mai più trovati, che magari è un bene nel caso non si voglia far sapere le porcate che si hanno fatto, magari in case, magari in altre cose che non devono saltare fuori, che sono sue, io questo non lo so e non lo voglio sapere. Ma comunque queste sono le mie considerazioni, quindi non so se metto le foto del testamento di Epstein, non lo so, spero che venga fatta giustizia e luce sulle cose che quest'uomo e altri uomini e anche forse donne, non lo so, uomini nel senso lato del termine comunque, hanno fatto, che venga resa giustizia. Ma questo è il testamento di Epstein e secondo me è interessante vedere come un sedicente miliardario, che sulla carta non lo è, si è riorganizzato e deteneva i suoi asset. Ok, io sono Big Luca, il più in assoluto milionario di Dubai. Arrivederci.